Buonasera telespettatori, benvenuti in questa nuova edizione speciale. E oggi parleremo di due ragazzi affogati da circa un mese, morti in condizioni molto misteriose. Parliamo appunto di Narciso Bianchi e Ego Rossi, che passo subito la parola alla nostra inviata speciale. Buonasera signori, si sente? Ok. Buonasera, siamo qui in diretta all'Agro di Bracciano e faremo un'intervista alla vicina di casa di Narciso Bianchi. Salve, buonasera, ciao mamma. Sì, Narciso era un giovane molto allenato, pompato, e era un bello, un giovane ragazzo bellissimo, e era molto elegante, si vestiva molto elegante, e era bravo, un bravo ragazzo. E invece la ragazza Eco la conosceva, insomma. No, no, non personalmente, da quello che ho visto, la vedevo sotto casa di Narciso, sempre, perché mi sembrava innamorata e era cotta. Ok, da Bracciano è tutto, linea allo studio. Grazie Letizia, passiamo al prossimo caso del musicista e cantautore Orfeo, cioè passa nei linfeti per chiedere ad Ade di restituirgli la moglie. E passiamo alla videochiamata alla nostra inviata speciale, Benedetta. Buonasera Alfeo, ci racconti cosa è accaduto? E Ade mi ha detto tranquillamente che posso riprendermi la mia moglie e la mia moglie Euridice per una sciocchezza molto facile, che non mi devo voltare indietro, tutto qua, cioè easy. E cosa ne pensa? Boh, niente, cioè, tanto prima o poi mi riprenderò la mia moglie, tutto facile. Bene, se ci sono aggiornamenti, vi richiediamo Gang. l'aiuto. Ciao Orfeo, è stato un piacere. Grazie Benedetta, per oggi passiamo all'ultimo caso e vediamo la vincitrice di Olympus Got Talent. Tutti i dettagli della nostra inviata Denise. Sì, buonasera, grazie. Sei chiusa oggi l'edizione di 2019 di Olympus Gold Talent e adesso andiamo a intervistare la nostra vincitrice, cioè Afrodite. Allora, Afrodite, cosa ne pensi? Come hai fatto a convincere il nostro giudice? Beh, sicuramente sarà per la mia bellezza e per la mia offerta d'amore. Ma cosa ne pensi delle altre idee? Allora, Atena è sempre antipatica e si crede di essere sempre la più intelligente, la più brava, la più forte. E invece Era è una psicopatica, infatti Zeus non ce la fa più e vuole divorziare. Ma questo è uno scoop! Grazie per Ciao! Ciao, mamma! linea allo studio. Grazie, questo è tutto. Prossima edizione con il TG Fratelli Cervi 2019 a settembre. E, buone vacanze e non vi bruciate.